Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping da Tigotà. Ho acquistato online, devo dire che i prodotti mi sono arrivati anche abbastanza in fretta, nonostante sul sito ci sia scritto che ci sarebbero voluti un po' di giorni, però devo dire che dopo qualche giorno a me è arrivato tutto. Non so se sia stato un caso, se sono stata fortunata io, non ne ho idea. Comunque ho tutto qui, ho due scatole piene di prodotti e quindi, senza perdersi troppo in chiacchiere, vi faccio vedere che cosa c'è all'interno delle mie scatole. Parto con la prima, che è questa, sono due scatole piccole in realtà, però insomma ho preso un po' di cose. Come primo prodotto, una cosa utile a tutti, la carta igienica. Ne ho preso due confezioni da 4 rotoli della Tenderly. Io di solito questa la compro sempre al supermercato, però ultimamente ci sono dei prodotti che si trovano con più difficoltà e quindi insomma io ho fatto l'ordine su Tigotà e ho aggiunto anche quella. Poi ho preso due confezioni di dentifricio, uno è dell'acqua fresh per i denti bianchi e l'altro è Colgate sempre per i denti bianchi, per lo sbiancamento dei denti. Io sono abbastanza fissata con i denti bianchi, se non lo sapete, magari vi lascio da qualche parte il video che avevo fatto, però di solito io vado sempre a scegliere dei dentifrici che abbiano questa caratteristica di sbiancamento. E poi ho preso una crema mani e qui chi mi conosce penserà: un'altra, non ne avevi abbastanza? No, non ne avevo abbastanza, io non ne ho mai abbastanza di creme mani. Questa era in super offerta, costava 1,99 e quindi ho voluto provarla. È al profumo di rosa, non avevo una crema mani al profumo di rosa e quindi ho pensato di sperimentare anche questa. Tra l'altro vi confesso che prima di fare il video l'ho aperta e l'ho provata e ha un profumo di rosa delicatissimo, è veramente molto morbida come crema, mi ha idratato bene la pelle, quindi vi posso già dare una prima impressione che è comunque molto positiva. Poi ho preso un rossetto matte di Bella Oggi, è una marca che io ho provato solo qualche volta, però ne ho sentito parlare abbastanza bene. Questo è un rossetto matte di un colore, diciamo rosato nude, che tende un po' al marrone. Ora forse lo vedete falsato come colore perché ci sono queste luci che abbagliano, però proviamo a fare uno swatch così riuscite a vedere forse meglio il colore. Ve lo faccio vedere sulla mano, è un bellissimo colore, a me piace tantissimo. Eccolo qua, spero lo vediate un pochino meglio. Il colore è questo, è così. Volevo provarlo perché mi sembrava comunque un colore che potesse starmi bene. Poi un mascara della L'Oreal, questo è quello Paradise Waterproof. Io lo utilizzo sempre waterproof perché non sbava, perché mi trovo bene, perché mi piace, insomma. Sono abbastanza patita della L'Oreal quando si tratta di mascara e soprattutto della tipologia waterproof. Questo è un mascara che utilizzo ormai da un bel po' di tempo e mi trovo benissimo. Poi ho preso dei dischetti struccanti, io utilizzo questi un pochino più larghi, mi piacciono di più, mi ci trovo meglio, quindi li ho presi. Questi sono quelli quadrati, io di solito li uso ovali, però pazienza, sono dettagli, era tanto per dirvi come sono fatti. Poi ho preso delle salviette struccanti con acqua micellare, queste hanno un'azione riequilibrante e sono per pelli sensibili. Anche con queste io mi trovo molto bene. A questo punto abbiamo finito la prima scatola. Adesso apriamo insieme l'altra scatola perché, come vi dicevo, sono due. Quella era un pochino più dedicata alla cura della persona, diciamo così. Invece qui abbiamo delle cose che servono per la cura della casa, perché abbiamo detersivi e cose che comunque mi servono da utilizzare in casa. Dunque, questo che è l'acchiappacolore, lo utilizzo tantissimo quando faccio le lavatrici. Questo ha potere igienizzante, che in questo periodo è sempre meglio. Lo utilizzo quando metto insieme delle cose colorate. Ovviamente le cose bianche non ce le metto, però le cose di diverso colore io le ho già messe in lavatrice tutte insieme e con questo non è mai successo nessun danno, quindi il colore non è passato su altri capi, quindi devo dire che funziona veramente benissimo. Poi ho preso il detersivo per la lavatrice, quindi restiamo in tema di lavatrice. Ho preso sapone da bucato Marsiglia. Io utilizzo sempre il detersivo liquido, quello in polvere non mi piace, non mi ci trovo. Poi, sempre per la lavatrice, perché mi sono dedicata anche un po' alla cura della lavatrice, ho provato a prendere questo additivo profumato per bucato. In teoria dovrebbe essere un qualcosa che va a profumare il bucato.
Ho preso bouquet floreale come essenza, quindi profumo di fiori, e non so fino a che punto potrà davvero funzionare, però sono molto curiosa di provarlo. Ho sentito parlare di queste essenze profumate da aggiungere al detersivo per dare un po' di profumo al bucato, ero veramente curiosissima. Poi cambiamo completamente tipologia, ho preso due confezioni di sacchetti per i rifiuti, questi qui in particolare sono per l'umido. Io li utilizzo perché comunque faccio la raccolta differenziata e quindi mi servivano anche quelli per l'umido, che ultimamente sono anche quelli che sto usando di più. E poi ho preso un prodotto che per me è nuovo, non ho mai provato, è un igienizzante per frigorifero, quindi un prodotto che serve per pulire il frigorifero ma anche per igienizzare. Io di solito il frigo lo pulivo con i classici sgrassatori, i classici comunque detersivi che utilizzo anche per il piano cottura in cucina o per i fornelli, insomma non avevo mai preso cose diverse, cose specifiche. Però mentre ero lì sul sito che navigavo e guardavo un po' i prodotti, mi è proprio caduto l'occhio su questo igienizzante per frigorifero e voglio provarlo, sono molto curiosa. Poi soprattutto ultimamente con questo virus che gira, è bene comunque igienizzare un po' di più piuttosto che un po' di meno. Quindi oggi pomeriggio mi dedicherò alla cura della casa, alle pulizie, pulirò il frigo e proverò questo prodotto. Questi sono tutti i prodotti che io ho acquistato da Tigotà. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.